Forse non l'hai notato, ma questa storia è alimentata a energia solare. Con Plenitude il fotovoltaico fa parte della vita di tutti i giorni. Non entri? Scegli anche tu il cambiamento. Da Song Call Game, oh, ci siamo, ben ritrovati. Ho visto un sacco di roba. No, pensavo che parlassi di Fantabasket, ma quello lo teniamo per dopo. Ne parliamo dopo, o se non ne parliamo meglio, però se dobbiamo parlarne, lasciamo l'ora. La settimana comunque nei primi 3.000, 2700esimo della settimana. Fatto un po' di cambi, poi mezzo strutturali, vabbè. Vediamo un po' com'è andata la giornata, più che altro di campionato, perché abbiamo avuto tanti risultati interessanti. Anche tante belle partite. Tante belle partite, sì, un paio di finali punto a punto che andiamo anche a vedere poi con le nostre immagini. Però partiamo dalla capolista, da Venezia. C'era il derby fra le squadre di Eurocup, Venezia contro Trento, e Venezia che veniva da capolista due sconfitte. Capolista Brescia però, Sì, sì, capolista. Comunque partiamo dalla parte alta della classifica, mettiamola così. Sennò poi a Brescia no, giustamente. Sì. Qua che è successo? Partiamo dalla zona alta, allora, zona alta della classifica. Qui c'è un tema, al netto ovviamente della qualità di Venezia, è un tema Trento che sì, è un momento una caduta di difficoltà, una caduta libera, sì, no? Sì. Sono 5 sconfitte consecutive in campionato, non vince da dicembre la Dolomite Energia, che avrà adesso un paio di partite di Eurocup decisive, perché affronterà Podgorica, Aris, con la possibilità ancora di qualificarsi fra le prime 6. Mentre Venezia esce dall'Eurocup, però dimostra invece di andare in campionato, questo le potrebbe dare forse anche mentalmente qualche energia in più, no? E soprattutto dimostra di avere una bella scorza mentale, perché reagire come ha fatto alla sconfitta sicuramente con Vilnius pesante è un bel segnale. Peraltro Kabenghele era fuori, si è fatto male la settimana scorsa, fortunatamente sembra che non sia qualcosa di particolarmente grave, però non ha giocato bene. Heidegger, l'altro nuovo innesto, che si è confermato, dimostrato di essersi inserito nei giochi, nei sistemi di Venezia, perché ha fatto una gran partita, è stato top scorer con 15 punti, è rientrato Tucker, quindi una Venezia che insomma ha ripreso a correre. Assolutamente, Venezia continua a correre a pari merito in classifica con Bologna, che vince una partita non banale, perché Napoli è una squadra molto forte, e lo fa sempre abbastanza in controllo. C'è stato un momento 46 pari in cui Napoli era rientrata, però insomma, Bologna ha dato la sensazione di non riuscire a chiuderla troppo presto, però di non aver in fondo neanche mai rischiato di perdere, no? No, è sempre stata relativamente in controllo. Napoli si è rifatta sotto un paio di volte, soprattutto quando Pullin ha avuto quel momento in cui ha messo 10 punti praticamente consecutivi. Però dai, la Virtus è sempre rimasta avanti. Un buon segnale, secondo me, per Bologna vincere una partita così contro una delle big del campionato in modo relativamente agevole, nonostante le assenze, nonostante gli impegni di Eurolega, che sappiamo questa settimana sono due, sono parecchio importanti. Esatto, si è rivisto Bellinelli, che aveva saltato la partita di Istanbul. A proposito, auguri a Belli, che ha poi avuto la bambina. Ho visto un grande Cordinier, ho visto un grande Lundberg, ho visto un 74% importante. Napoli conferma, secondo me, le sue qualità, insomma... È comunque nella borghesia, nell'alta borghesia del campionato. È mancato un po' Zubcic rispetto alle migliori giornate di Napoli. Lundberg, il mio Fantabasket ne ho un po' sentito. 13 punti nel quarto. Lundberg è sempre finalizzatore, quello che le partite le finisce, le porta a termine. Per la Virtus. Milano ha fatto una partita, se vogliamo, al contrario di quella del Barcellona. Mi cominci a dare ragione oppure sul fatto che è fortissima Milano? Che è fortissima. È fortissima. Adesso se torna ad avere il roster al completo può diventarlo. Bisogna vedere come vengono messi insieme i pezzi. Sì, è chiaro. Però l'assemblaggio non è semplice. Si è rivisto Mirotic. È un dettaglio, ovviamente. Shields, insomma, ormai è tornato ad essere un punto di riferimento. Riposo, credo, precauzionale per Melli, che aveva avuto quel problema muscolare nei minuti finali da brivido contro il Barcellona. E primi due quarti in assoluto equilibrio, poi Milano ha preso il largo con una grande difesa. Infatti vedi, questa gara è un po' al contrario di quella con il Barcellona. Con il Barcellona primo quarto dominato, poi secondo tempo complicato con il Barça che è rientrato. Qua invece partenza con cui insomma Sassari è rimasta punto a punto, primo tempo equilibratissimo, sono arrivate praticamente pari all'intervallo, poi nel terzo quarto 22-0 di parziale e partita chiaramente spaccata a favore di Milano, che quando ha alzato l'intensità ha chiuso la gara. Ricordiamo, Sassari faceva debuttare il nuovo coach Markovic, che ha sostituito in settimana Piero Bucchi. Impossibile giudicarlo dopo una partita così, le prossime saranno più probanti ovviamente. Brescia si conferma, vince una partita divertentissima con Pistoia, la capolista, vince con grandissima qualità, con Pistoia che era stata brava a rimettersi in partita a un certo punto, ma Brescia
con un secondo tempo straordinario, insomma, va addirittura a tripla cifra di punti e conferma le sue enormi qualità. Sì. E poi due vittorie sulla Sirena. I finali punto a punto, perché come dicevi tu prima, tante partite combattute. Questa ne parliamo dopo, peraltro, con il nostro ospite, perché questa è stata stupenda. Treviso. Sabato sera avevo Milan-Bologna da una parte e Scafati Treviso dall'altra, e devo dire che è stata una partita clamorosa, perché Treviso aveva recuperato in maniera incredibile. E poi ha preso il tappin di Gentile allo scadere, poi abbiamo visto anche l'ultimo tiro che non è andato a segno, che peraltro è uscito di poco, quindi ha sfiorato anche la vittoria ancora più clamorosa a Treviso, invece ha vinto Scafati. Questo è l'altro finale punto a punto, Nico Maignan che vince così in derby con Cremona. Che giocatore, che prestazione, sì. Veramente, veramente straordinaria. Fra l'altro questa è una partita importantissima anche per la classifica, perché Varese ha lanciato ultimamente dei segnali di grande crescita, però insomma deve togliersi dalle zone calde, e questa vittoria pesa tantissimo. Tra l'altro 8 punti negli ultimi 50 secondi, quindi al di là di quella tripla che abbiamo visto, esatto, il finale di gara è stato tutto targato Nico Maignan. Bene, allora abbiamo fatto un po' il punto della situazione, introduciamo l'ospite? Assolutamente. La clip dedicata al nostro ospite di oggi. Zanelli col giusto timing. Tripla di Zanelli. Prendi e tira da parte di Zanelli. Prendi, tira e segna. Palazzata da Zanelli per Policap. Poi Zanelli da tre. Zanelli la recupera. Possibilità ancora per Treviso con la tripla di mezzanotte. Zanelli da tre. Capitano della Nutrivolle che non ci sta ad arrendersi. Ed eccoci, ci siamo con il nostro ospite di oggi, Alessandro Zanelli, capitano della Nutribullet Treviso. Ciao Alessandro, benvenuto a Dazon Calcio Game. Ciao. Ciao a tutti, ciao a voi, grazie per l'invito. Come stai? Dai, bene, anche se insomma un po' con la mare in bocca per l'ultima partita purtroppo, però... È stata una partita strana. Bellissima. Bellissima, non nel risultato, però divertentissima. No, per carità. Peccato, dai. Rimontone, poi alla fine... clamoroso. No, è stata una partita sicuramente strana, dai, molto rispetto al solito, ecco, è una partita di alti e bassi. Peccato per noi sicuramente che siamo un po' forse svegliati tardi e siamo stati puniti, insomma, nell'ultima azione. Non la prima, peraltro, che perdete quest'anno punto a punto, no? I finali di partita sono un po' indigesti. Sì, guarda, purtroppo quest'anno stiamo pagando veramente tanto i finali di partita, soprattutto anche in casa, che solitamente insomma il fattore palaverde è un fattore importante, che in questo momento ancora non siamo riusciti a farlo girare a nostro favore, quindi sicuramente quelli sono dei punti che a noi ci stanno mancando tanto, ed è una cosa su cui dobbiamo sicuramente riuscire a migliorare in fretta, perché ormai il campionato incalza, dobbiamo invertire la rotta. Senti, dicembre immagino che sia la stella cometa, no? È stato il momento migliore della vostra stagione. Come si recupera quello spirito lì? Che cosa è che c'era in quel momento, le quattro vittorie consecutive? Guarda, purtroppo le cose girano anche veramente in pochissimo tempo. Questa era un'occasione, per esempio, quella di Scafati, perché una partita del genere, se per caso riesci, no, a riportarla dalla tua parte, poi ti può dare lo slancio e recuperi un po' quella fiducia. Quando sei in una situazione come la nostra... devi sicuramente aggrapparti a dei pensieri positivi, e quando riesci poi a cavalcarli abbiamo visto che la qualità della squadra ci sono, quindi sicuramente dobbiamo riuscire a prendere il positivo da questa partita, per esempio da quello che riusciamo a fare anche nell'ultimo periodo, per ritornare un po' in quella ottica lì, in quel mindset che avevamo. Che poi la classifica è cortissima, perché c'è la sensazione proprio che quest'anno possa succedere di tutto, ogni partita. Ce l'avete anche voi in campo la sensazione che, ok, magari abbiamo due, tre, quattro squadre che sono superiori, però dal quinto, sesto posto in giù veramente anche voi ve la potete giocare con tutti? Ma quello sicuramente, soprattutto penso in casa, insomma, qualsiasi squadra che va a giocare fuori casa deve fare veramente grande fatica. Abbiamo visto insomma che qualsiasi squadra ha perso un po' con tutti, da Bologna che ha perso a Brindisi, Pesaro che ha vinto a Milano,
Noi siamo andati vicino, per esempio, Milano la prima a vincere, no? Certo, sì. Quindi, insomma, sicuramente ci sono delle squadre che stanno andando molto bene, però la sensazione c'è quella, ad esempio, noi la prossima partita in casa è una partita che ci teniamo davanti al nostro pubblico e è un'occasione che vogliamo cercare di cogliere anche quella. La vittoria di Brindisi a Pesaro, come la leggi? La leggo come avete detto voi, che è un campionato veramente equilibrato, dove anche il fattore campo rispetto magari al passato ci sono più colpi esterni e dove sicuramente ha un po' rimescolato tutto e avrà messo un po' ancora più di ansia magari anche altre squadre che pensavano di essere più tranquille, perché con due retrocessioni così diventa veramente molto complicato. Senti, voi avete già cambiato qualcosa, avete cambiato guida a livello di playmaking quest'anno, quindi qualche correttivo già c'è stato. Su cosa si può lavorare per invertire un po' la tendenza? Qual è l'aspetto, secondo te, che più vi è mancato, su cui state lavorando per cercare di migliorare? Guarda, secondo, il trend è abbastanza chiaro. Per noi la difesa è la parte più importante, diciamo, quello che ci fa veramente svoltare la partita, anche nei momenti come a Scafati, cioè nei momenti anche all'interno della stessa partita dove riusciamo a essere molto competitivi in difesa, poi riusciamo ad avere molta più tranquillità anche ad esprimerci in altre parti, anche in attacco, in altre situazioni. E tutte le partite abbiamo vinto è stato perché abbiamo tenuto gli avversari sotto gli 80 punti. Quindi è chiaramente lì è l'aspetto che stiamo cercando di avere più continuità e chiaramente a Scafati è stato un passo indietro perché abbiamo subito molto. 95 punti. Senti, tu sei Trevigiano Doc, il cambio di società, cioè, rispetto a quell'era lì, che differenze ci sono? Come l'hai vissuta questa Beh, è nuova era? stato sicuramente per l'ambiente qua a Treviso, per una città come Treviso, è stato un colpo al ciel sereno, insomma, diciamo quello della Benetton quando ha deciso di mollare. Però devo dire che io ho fatto tutto il settore giovanile con la Benetton, ho vissuto gli anni dell'ultimo scudetto, quando si vinceva, come gli ultimi anni dove invece la squadra era più lottava insomma in zone più tranquille del campionato. E comunque è un pochino la città di Treviso in particolare si era un pochino spenta insomma quella fiamma perché si era abituata bene. Io ho ritrovato dopo tanti anni che sono tornato adesso a giocare qui una piazza che ha veramente tanta fame, che anche se chiaramente la squadra non sta lottando per posti ambiziosi ecco, del campionato, il Palaverde è sempre pieno, cioè, la città vive si respira veramente di nuovo tanto basket nella città. E questa è una cosa molto bella e purtroppo chiaramente per noi è un po' un dispiacere il fatto di non riuscire a cavalcare, no, quest'onda e dargli ancora di più qualcosa indietro ai tifosi che ci stanno comunque venendo sempre tantissimi al palazzo e anche in trasferta. Quindi questa è la parte positiva e negativa allo stesso tempo. Anche perché ricordiamo che quando è scomparsa la Benetton, la nuova società è ripartita completamente da zero, quindi veramente dalla promozione, dalle categorie più basse. Io credo che il pubblico trevigiano, che è molto competente, abbia apprezzato questa risalita. Se magari all'inizio c'era un po' di freddezza nei confronti di questa nuova esperienza, poi però vedendo che si continuava ad andare su, si continuava a migliorare, anche il pubblico ha ripreso ad affezionarsi. Come dicevi tu, adesso il Palaverde è tornato ad essere pieno, fortunatamente. No, veramente è un ambiente bellissimo. Poi per me che veramente ci andavo da quando ho 5 anni, rivedere di nuovo il Palaverde così pieno, nonostante ecco, non sia l'Eurolega come ai tempi, non so, di Messina, di D'Antoni, eccetera, fa capire insomma quanto che potenziale c'è qua a Treviso e penso che la società, nonostante chiaramente ci sono delle difficoltà, sta lavorando per fare il massimo e per riportare insomma un pochino a un livello ancora più alto. Senti, Brindisi è sempre il tuo destino in questo momento come rivale, ovviamente in quella fetta di classifica con la. Immagino da Assolutamente. parte tua la speranza che tutte e due possano salvare, però insomma è stato un pezzo importante. Poi c'è il discorso Banks, c'è il discorso Vitucci, c'è, insomma immagino c'è anche un post, se non sbaglio, tuo molto bello, no? Di rapporto con la città. Sì, abbiamo quello, il post quando hai salutato Esatto, Brindisi dopo eccolo qua. l'addio del 2022, eccolo qua, insomma. Sì. Beh, per me è stato un'esperienza incredibile, 4 anni dove Eri comunque abbiamo pischelletto fatto. là, eh? Guarda, guarda che Eh capello, sì, eh? Eri eh sì. giovane, proprio Sono stati giovane gli anni pischello. dove sono cresciuto, dove tra virgolette da ragazzo sono diventato uomo, no? E farlo così in una realtà comunque distante da casa mia che non conoscevo è stato da una parte inizialmente difficile, ma poi sono stato accolto benissimo.
Infatti il testimone ha fatto, sono stato lì 4 anni e i risultati in Capitano. campo sono stati incredibili. Insomma, l'avete detto voi anche prima. Due finali È Coppa un Italia, palazzo, abbiamo fatto la quello Coppa, tutto qui. è un palazzo, no? Dove non a caso ci sono parecchie sorprese, sa qualcosa a Bologna, sa qualcosa a Milano, cioè non è facile passare lì, no? No, è stato fortunato perché ho vissuto una realtà dove anche lì veramente la città vive di basket, è una realtà penso anche unica, perché comunque c'è veramente un calore pazzesco e penso che insomma nella mia carriera sono stato veramente fortunato, ecco, a farne parte e a vivere magari anche degli anni dove sai, in società come Brindisi non è sempre detto, no, che il budget comunque è quello comunque di una squadra di media-bassa classifica. Riuscire ad arrivare a traguardi che abbiamo fatto noi ha fatto vivere veramente dei momenti incredibili a tutti, a me in primis. E peraltro sei stato capitano Brindisi, capitano Sì. Treviso, quindi evidentemente le tue doti di La leadership sono leadership. riconosciute perché Oh, perché ovunque sto tu diventando vai. vecchio, è quello. Non volevo dirlo, volevo. Era un modo carino. Era un modo carino, esatto, di porre la cosa. No, però voglio dire, dai, capitano qui, capitano là, insomma, nei due posti in cui hai giocato recentemente, è un bel segnale anche di riconoscimento da parte di chi poi ha fatto questa scelta, ha deciso questo. Beh, per me è un grandissimo onore, forse una cosa che non avrei mai neanche pensato quando non ho iniziato di giocare a basket e adesso un po' che inizio, come dici tu, adesso un po' più vecchietto, il fatto comunque di aver fatto queste due esperienze, poi essere capitano in due realtà così importanti nel basket italiano è una cosa che mi inorgoglisce e che resterà per sempre nella mia carriera indelebile come uno dei momenti più importanti, Senti, com'è sicuramente. rivedere Alessandro Gentile che, insomma, hai visto sabato che con lui hai vinto lo scudetto Under 19, dici quella, poteva risparmiarsi quella cosa alla fine. No, ci abbiamo scherzato a fine partita perché no, sono contento per lui. Sta tornando a dei livelli importanti dopo un po' di anni, magari dove ha avuto varie difficoltà a livello fisico, ha giocato all'estero e quant'altro. E l'ho visto sereno e ne aveva parlato prima della partita. Gli facevo i complimenti, però infatti ci ha purgato fino alla fine, no? Perché ha fatto una giocata Classe. importante. E ha dimostrato insomma quello che è un campione, lo è sempre stato e lo continua a fare. E peccato che l'ha fatto anche stavolta. Ci abbiamo scherzato un po', gli ho detto: ma porca miseria, ancora anche Nel momento più adesso. difficile, con Sì. eravate meno 19 all'inizio Forse del, mi 21 addirittura, meno 21 pare avete. 79-60, Sì, eravamo sotto forse di sotto di 21. 21 tra fine terzo quarto e 21 inizio ultimo quarto. sì, Vabbè, insomma, E poi abbiamo rimonta fatto poi una gara rimonta. recupero. Una quantità di triple Sì. impressionante. E senti, è l'anno secondo te in cui la dittatura di Milano e Bologna può essere messa in discussione? Tu ci credi a Brescia, ovviamente, Ma no? Tutto. io ci credo perché vedo un paio di squadre che possono veramente Che dare sono Brescia e. fastidio, hanno anche la lunghezza di roster. Io ho detto Renato Brescia, secondo me è una squadra veramente molto completa, che se lo sta dimostrando ed è una squadra che può dar fastidio fino in fondo perché ha veramente una grandissima esperienza anche nei giocatori. Quindi me le immagino che i playoff possa veramente dargli fastidio. Poi è chiaro che chino anche gestirsi, no? Col fatto dell'Eurolega, così tante partite. Quindi un pochino poi cambieranno di nuovo gli equilibri nella parte finale della stagione. Senti, tornando alla tua carriera, tu fra la prima e la seconda a Treviso hai girato tanto anche il sottobosco del basket italiano, sei stato in A2, anche in B, Omegna, Rieti, Sì. Legnano. Che cosa ti hanno dato queste esperienze? Immagino molto diverse l'una dall'altra, hai potuto insomma tastare il polso a tante situazioni, credo, tutte molto diverse l'una dall'altra. Sì, come hai detto tu, veramente ho fatto un po' di tutto e questo mi ha poi permesso di arrivare dove sono adesso. Sono orgoglioso, diciamo, della mia carriera perché so benissimo che non ero un predestinato e non era alcun Alessandro Gentile che ha avuto no subito, perché se lo meritava, di un talento particolare. Quindi so che il lavoro alla fine mi ha portato dove sono adesso, anche le difficoltà, no? Perché sono andato veramente in posti più diversi, con comunque anche lì riuscire a farsi notare, è stato tra virgolette, no, ogni giorno una piccola conquista, no? E questo poi mi ha permesso di avere quella fame di arrivare dopo e a mettermi in gioco, fare anche delle scelte magari più difficili, a rinunciare magari a quelle più di comodo di voler tornare vicino a casa e quant'altro.
perché magari l'occasione giusta era andare a Rieti, quindi distante dalla famiglia, dagli amici. Però questo poi mi ha ripagato con esperienze incredibili come quella di Brindisi, come adesso fece l'opportunità di tornare a casa mia. E quindi è stato un percorso che non avrei neanche mai immaginato, ecco, di arrivare ad essere capitano di due squadre, di giocare in Serie A, di arrivare a quello che ho fatto adesso. È chiaro. Senti, che mentre sei dentro non è che pensi molto a tutto questo, sei quella fame. No, no, tranquillo, dimmi pure. No, dico, è la vita che decide per te, no? Delle volte ti sorprende ti fa vedere. Però bello esperienze. Questo è un bel messaggio, voglio dire, anche proprio di perseveranza, di sacrificio, che non è che tutti diventano campioni subito, uno può anche, deve anche lavorare, trovare il suo posto. Cioè, ma penso che ultimamente vedo tanti ragazzi come me. Sì, no, ma assolutamente con la testa a posto, che poi è quella che spesso fa la differenza, nel senso che il talento da solo non basta. Io ricordo sempre l'intervista che ho fatto a Roberto Baggio a proposito di Grande Veneto, per il Festival della Gazzetta. Gli ho chiesto qual era la cosa più incredibile della sua personalità, del suo talento, e lui mi ha detto: no, la capacità di resistere agli infortuni e il metodo d'allenamento, no? Quindi, cioè, da parte di un talento così grande, però il focus è su quello che noi da fuori possiamo soltanto immaginare, cioè questa capacità di essere disciplinato. Ecco, di essere al Palaverde, e mi immaginavo le varie partite, e diciamo che questo oggetto è stato veramente, da quando sono nato, mi ha subito, no, anche per i colori, il fatto delle varie palline dell'NBA, mi ha subito attratto. Ma sei tifoso Bulls o la squadra è casuale? No, è quello che mi è rimasto, è l'ultimo che mi è rimasto. In realtà io sono tifoso dei Cavs, perché sono nato Kobe. Certo. Quindi Kobe mi ha sicuramente mi ha ispirato. Ok. Però canestrino, dai, come oggetto bello. Secondo che ti dico è questo, che non so se ve lo faccio vedere più da vicino, che è il mio primo abbonamento che ho fatto con la Benetton dell'epoca. Ah, questo è bellissimo. Bellissimo. Che era per il compleanno, avevo chiesto ai miei nonni, faccio per l'anno prossimo, siccome li compio a maggio, faccio l'anno prossimo, voglio l'abbonamento per la Benetton, me lo ricordo ancora. E questo è, insomma, la testimonianza di... Avevo avuto la fortuna, no, di vivere quest'epoca, di abitare vicino in una città dove c'era una squadra così importante e di vedere dei campioni già da piccolo, e questo sicuramente mi ha ispirato tantissimo. Pensa che soddisfazione essere tifoso di una squadra e poi riuscire ad andare in campo, giocare, diventare un campione, capitano della squadra della stessa città, deve essere veramente una soddisfazione. Ma lo so, ma io non ho capito perché i Sixers mi hanno scartato. Ah. Perché... secondo me ti hanno sottovalutato. Sì, ma perché hanno capito male. Sono cresciuto molto da piccolo, quindi mi hanno impostato troppo presto come numero 4. Sì, e sì. Poi non di ruolo. È una cosa che succede abbastanza spesso. Sì, sì, è come quella degli infortuni, è quello. Sì. E tra l'altro c'è stato anche l'infortunio. Sì. Ho fatto un incidente del motorino, fortunatamente non grave, mi sono rotto il ginocchio da ragazzo, e da lì poi, insomma... Peccato, perché avrei voluto dare molto al basket. Vabbè, una carriera bruciata. Basta con queste. E invece il terzo? È il terzo, proprio quello che ricordavi tu, è lo scudetto 2009, che me lo porto sempre nel portafoglio. E diciamo, è stata la prima volta che sono riuscito ad arrivare a un traguardo importante. Mi ha fatto capire che forse questa passione poteva diventare qualcosa di più, e quindi da lì poi crederci un po' di più, no? E investire magari il mio futuro, e comunque per l'età lì avevo 19 anni, a provare a fare questo di mestiere. C'era Gentile, De Nicolao, giusto, in quella squadra, se non sbaglio? No, in realtà, questo tutti quanti lo penso, in realtà quell'anno lì era... non c'era nessuno dei due, perché Ale era troppo forte ed era, giocava solo con la prima squadra. Ah, ok. E De Nicolao invece era 91, quindi diciamo un anno più vecchio di me, vedi, c'è ancora qualcuno più vecchio di me, e quindi non era con me. Sì. E quindi in realtà con me quell'anno, che magari si può conoscere, c'era Gaspardo, che è una squadra con me, e poi una serie di giocatori che in realtà nessuno è arrivato a grandissimi livelli, però c'era un grandissimo gruppo, ed è veramente stato una cosa che forse l'anno che meno ce l'aspettavamo l'abbiamo vinto. Ed è stata una bellissima emozione, sicuramente. Senti, che cosa, se non avessi giocato a basket, che avresti fatto nella vita? Ah, bella domanda. In realtà io mi sono laureato in economia. Vedi, abbiamo un sacco di cose in comune. Vedi, l'altezza anche più o meno, no? L'altezza è uguale anche. Fisico, la mano è identica, gli addominali sono praticamente uguali, identici. Veniamo spesso confusi l'uno con l'altro. Sì, sì, sì. Sosia. Sì.
No, avrei fatto probabilmente qualcosa legato comunque, non so, tra commercialista, management aziendale, comunque qualcosa riguardo questo quest'ambito, ecco, perché è una cosa Quindi che sarai mi è rimasta in prontissimo impressione. per il momento plenitude, sarai Esatto, bravo anche sulla domanda pronto. plenitude. Non Prego, aspettava altro. Vai, momento cambiamo i plenitude, via, colori, cambio via, colori, partiamo. via. Allora, Oh, classico momento plenitude, è esatto. tutto verde, che fa molto Fa molto Benetton, Benetton fa vecchi molto tempi, Benetton, sì. sì. E Come poi, funziona il momento plenitude? Che No, hanno tolto il hanno basso. cambiato il basso. No, aspetta. L'Inter dovrà approfittare di No, un hanno cambiato Ma le... cos'è? Ah, l'hanno spostato! Hanno spostato. L'hanno spostato. Ma questo è Stramaccioni che sta parlando. Strama, che stai dicendo? Vabbè, insomma, c'è un po' di casino. Comunque, tocco la chiesa perché non capisco più niente. Okay. Allora, c'è un po' di casino, però ho capito che il tasto giusto è questo. Ehi, campione! No! No. Ah, ma perché secondo me li puoi cambiare? Ma stai cambiando? Adesso questo siamo tornati. Questo. Ah, abbiamo ripristinato il nostro esatto, basso. Esatto. Allora, hai 24 secondi di tempo per rispondere a quattro domande. Okay. E se non fai in tempo, io faccio così. Okay? Ma a volte lo fa anche prima. Qualche quindi volta non ti faccio sentire sì, anche Stramaccioni. Vabbè. Partiamo. Partiamo. Allora, domanda che riguarda la tua carriera: c'è una figura, un playmaker a cui ti sei ispirato in particolare per la tua carriera? Sì, Massimo Bulleri. Devo essere conciso? Ho 24 secondi. No, vuoi però, aggiungere qualcosa? Vai, aggiungi qualcosa. Hai 20, hai 15 secondi, vai. No, no, diciamo che ho avuto la fortuna, come ho detto prima, no, di vedere squadre incredibili. Sicuramente Bulleri, essendo anche italiano, mi ha dato tantissimo e ho visto anche proprio tutta la sua esplosione, perché qua a Treviso è esploso e poi è anche tornato, quindi era un esempio in tutte le cose. Mi sembra che ci siamo. Sì, no, ci siamo. Vabbè, ce ci siamo. Suoniamo giusto per. Super. Prossima domanda. Domanda che riguarda la vita. Tuo fratello è arbitro di basket. Fra le varie cose, ti piacerebbe cambiare maglia e diventare un arbitro per una partita? Veramente sì, tante volte ci scherzo e mi è capitato magari anche di arbitrare soprattutto partite dei bambini, però è una cosa che ad esempio in NBA fanno, che ci sono degli ex giocatori che arbitrano e in Italia invece per esempio ancora non è passato, diciamo, questa cosa. E secondo me potrebbe essere anche interessante, no? Da vedere qualche ex giocatore che arbitra. Bene, Perfetto, cioè, promuoviamo questa cosa. no, volevo Giocatori darti che una diventano notizia della arbitri. quale non interessa niente a nessuno, No, però magari in qualche modo è inedita e clamorosa. tu hai Io arbitrato. ho fatto il corso per diventare arbitro di Ah, basket, di perché basket. Ah. davano il tesserino per andare a vedere le partite. Ho arbitrato due partite, poi non ci capivo veramente niente, cioè, ero proprio veramente scarso. Scarso, insultato, cioè una cosa Vabbè, proprio... quello L'arbitro lo sai che insultato insultato. No, purtroppo capito, è però... anche quelli bravi, purtroppo. Però veramente ero in enorme difficoltà, cioè, non nascondo questa cosa, in enorme difficoltà. Stavo là con questi... È molto Poi difficile, è molto giocavo difficile. anche, È molto difficile. difficile, Molto molto difficile. difficile. Ma Poi... che livello era l'arbitrato? Che partite Aveva erano? avuto, mentre giocavo, quindi avrò avuto 14 anni, Quindi partite 16, giovanili? 16, beh, certo, Ah, chiaro. no, l'NBA, sì, sono le finals direttamente, no. Sì, No, ci sono poi anche un po' di cose di interpretazione adesso del basket moderno, no, sì, sicuramente è uno sport rispetto a tanti altri dove l'antisport. l'arbitro è veramente ancora più complicato, ecco. Sì. Poi ci sono quelle mega interruzioni per il VAR, Per l'Insta come Replay per adesso, dire, sì, ah, per la dico sì. alla Beh, calcistica, per il adesso VAR. aiuta un po' l'Insta Replay, dai, Sì. su alcuni, alcune Poi situazioni. qualche volta ci sono i giocatori che secondo me fanno insomma, posso dire, delle piccole cazzate in campo, no? Però hanno una reazione istintiva e quindi chiamano il challenge dei propri allenatori. Gli allenatori devono cominciare a capire È vero, se realmente è vero. quella protesta lì è una protesta vera. Infatti, Poi adesso che c'è allora, anche lo chiamo. l'NBA, gli americani sono impazziti che iniziano a fare tutti i I gesti, quindi gesti, adesso sì. farglielo capire che anche diverso non è semplice. Ha visto in America ormai si va verso i 200 punti a partita, sai c'è tutta la polemica, Sì, ormai si polemica. segna 70 punti ogni giorno in Però NBA, io quasi. te lo dico da Vai. sempre, da quando ci siamo conosciuti. Non si difende. No, in regular season Dai, non si dai, difende. sono Poi mi d'accordo. fa ridere, tornando al challenge, che molti giocatori, anche alcuni coach, chiedono challenge su giocate che non sono rivedibili tutte le Esatto, volte. Challenge, non si può, non ma si... non è fallo, fuori, non si può è sul fuori dalla fallo. fattispecie. Vabbè. Va bene, cultura. Terza domanda, cultura. Da sportivo laureato, è stato difficile far conciliare sport e studi? Ma sicuramente è più complicato perché insomma tutto il tuo tempo libero lo dedichi a questo. Dall'altra parte però per me è stato comunque qualcosa che mi ha dato la possibilità, no, di non essere solo focus su una cosa, ma di ampliare un po' gli orizzonti e di tenermi sempre aperte più opportunità che nella vita non si sa mai.
chi sa solo di basket non sa niente di basket. Come Cheat dice Mourinho, no, in realtà lui parla calcio, di calcio, il concetto è lo stesso. Questa me la segno, bellissimo. Sulla sirena ha tirato 23 secondi e mezzo, perfetto. Questa domanda plenitude, occhio, questa è difficile, ti do tre possibilità però. Il giocatore che entra dalla panchina ha il compito di portare in campo energia e ritmo. Parlando di impianti fotovoltaici, quanta energia hanno portato le nuove installazioni del 2023? Risposta 1, meno di 2 gigawatt. Risposta 2, circa 3 gigawatt. Risposta 3, oltre 5 gigawatt. Qua, aiuto da casa, qua mi trovi proprio impreparato. Dai, ti dico la prima, la 2, avevi detto? Meno di 2? Meno di 2. No, brutto. Oltre 5 gigawatt. Secondo i dati di Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, esatto, sono stati prodotti ben 5,2 gigawatt di nuova energia da pannelli fotovoltaici installati nel 23. Il miglior risultato è mi hanno aiutato, mi hanno detto sbagliato. È colpa di chi? Dell'entourage. Era sicurissimo. Ci voleva installare play. Adesso chiudiamo il top plenitude e torniamo con la community. La community. Allora, community, c'è un bambino che si chiama Carlo Alberto, di 9 anni, tifosissimo di Treviso, che ha fatto delle domande tramite l'account della mamma, credo, perché l'account è tania.zago, e quindi vabbè, ti faccio le domande che ci ha fatto Carlo Alberto. Prima domanda, a quanti anni hai cominciato a giocare a basket? Avevo 5 anni, quindi pulcini, che si chiamano così, penso si chiamino ancora così, e quindi da subito, diciamo. Sì, primo anno mini basket, pulcini. Sì. Pulcini. Ti chiede anche sempre Carlo Alberto, come faccio a diventare bravo come te? bisogna avere sicuramente, come ho detto prima, grande passione e grande voglia di mettersi tutti i giorni a lavorare, a migliorare, no, sui propri difetti, e avere anche la fortuna di trovare le persone giuste, che sia di ispirazione ma anche nel darti i giusti consigli, nel farti comunque sempre mantenere questo amore verso questo sport. Però se lo ami, alla fine in un modo o nell'altro lo puoi fare, ecco. Cosa fai per concentrarti prima di una partita? Radicchio? Quello se... Meditazione? Chiaramente, insomma, essendo vecchietto, un po' ho iniziato ad avere tutte le mie routine e ho trovato, insomma, adesso un equilibrio, come sicuramente l'ascolto della musica, ho tutta una parte di stretching barra respirazione per trovare un po' di tranquillità, no, prima della partita. E poi magari mi prendo quei 2-3 minuti quando rientro poi in spogliatoio, cerco di trovarmi 2-3 minuti dove sono da solo e dove cerco un pochino di visualizzare, di trovare, no, un po' di riportare alla mia mente dei momenti belli collegati al basket, per trovare quella positività che poi è fondamentale da riproporre in campo. Quindi questi sono 3 accorgimenti che ho imparato nella mia carriera. Tra l'altro Nicky Vlais ti chiede, a proposito di questo, se hai qualche rituale scaramantico porta fortuna prima delle partite. No, per fortuna no. Oddio, ho magari dei calzini che, se vedo che mi portano fortuna in una stagione, tendo un po' a riportarli, però durano anche una stagione. Non è che sono quelli di... Sempre lavati, giusto? Sì. Sempre lavati. Sì, sì, no. Sì, a parte sì, questo non so grandi cose. No, perché sennò, sai, può essere, può avere un, diciamo, un effetto... Beh, ci sono, giocatori del diretto che... marcatore. Esatto. Anche Michael Jordan teneva sempre sotto i pantaloncini di North Carolina. Sì. Auguriamoci che anche lui si rilavasse ogni tanto. Perché... Sì. Non mettiamo in dubbio. Non bestemmiare. No, ma ci manca. Allora, senti, il canestro più importante che hai segnato? Oddio. Adesso è facile. L'anno scorso ho messo un canestro contro la Virtus Bologna da 3 punti, in una partita per noi fondamentale per vincere e per salvarci, scusami. E era una quella di ritorno alla penultima giornata. Era il 30 aprile, vado a memoria. Penultima. E quella tripla lì sicuramente è stata la più importante, perché poi ci ha permesso di vincere quella partita e ha salvato, diciamo, una stagione. È stato veramente il momento più bello. Secondo me era il 30 aprile, adesso voglio vedere a che livelli proprio di... Ha perso il fattore campo la Virtus. Sì, è vero, era il 30 aprile, hai ragione. 30 aprile. Era il 30 aprile perché stavo con Strama, tornando in macchina da Napoli Salernitana,
con Strama, sì, non so Strama, proprio che tasto è qui. No. Tornando in macchina da Napoli Salernitana, che doveva essere la partita dello scudetto del Napoli, invece venne rinviato poi di qualche giorno con l'1-1. E appunto ci fu questa cosa qui. Che... immagino... Ultime due domande. Immagino insulti, no, l'entusiasmo di Strama, tra l'altro ha vissuto una vita a Bologna, però non ho capito ancora le sue, se ha passione, non si espone. Però ha vissuto a Bologna lui, è andato a vedere il basket, credo andasse a vedere sia la Fortitudo che la Virtus, non so, di più non so. Ultime due domande, il giocatore più forte incontrato al campetto? Al campetto, bella questa, Alessandro Vecchiato. Che chi è nel mondo del 3 contro 3 sa di chi è e mi darà sicuramente supporto. No, non devo dire che non, Matteo Gandini. Non conosco. Non è mai capitato, perché frequentiamo campetti diversi probabilmente. Sì, esatto. Vecchio Gandini, senti, quanta qualità. Campetto, poi qualità, questi giorni qualità. La sua vita è condizionata dal football. Dal football, dalle nottate, cioè io dormo sì, mai. Lui ha già il fuso di Las Vegas. Sì. Senti, da capitano, come cerchi di motivare un gruppo in difficoltà come quello di Treviso? Ma sicuramente cercando di dargli della positività, no? Perché sicuramente se un gruppo è sano come il nostro, che comunque ci tiene, percepisci comunque che c'è bisogno di mantenere una sana positività. No, questo non vuol dire ridere e scherzare, ma vuol dire comunque dare fiducia nei momenti magari dove le cose sono più difficili ed essersi magari anche nei momenti in cui magari qualcuno ha bisogno di sfogarsi, di parlare, ecco, perché il dialogo può sempre dare una mano per uscire dai momenti più difficili. Bene, sembra ottimo. Sembra tutto. Non vuoi parlare di altro, vuoi parlare norma. Di scarpe? Sì, scarpe, è il momento delle scarpe. Dai, o vogliamo parlare di Fantabasket? Com'è andata? Fantabasket magari ne parliamo dopo. Lo bullizzo ogni settimana, sì, perché Fantabasket, lui dovrebbe essere l'esperto della coppia e in realtà... E invece le sta prendendo. Guarda, beh, abbastanza. Fatto 69. Ma come 69? 69 non è possibile. Riesco a fare. Voglio vedere il tuo quintetto. Dopo lo guardiamo. Una mano, perché però prima andiamo con International Young Ballers, la community che si occupa di scarpe. Vediamo il video perché ci sono un paio di domande per te. Ciao Alessandro, c'è un ricordo in particolare o un aneddoto legato alle tue scarpe da basket? E come seconda domanda, qual è la caratteristica che non può assolutamente mancare nelle tue scarpe da basket ideali? Un saluto e un ringraziamento da International Young Ballers. Allora, le domande, Alessandro, un ricordo, un aneddoto legato alle tue scarpe da basket? Allora, un ricordo, un aneddoto. Ti posso dire che, ecco, una cosa divertente mi è capitata che una volta ero alle giovanili, arrivo alla partita e mi si rompe completamente una scarpa, una suola, e non potevo giocare. Per fortuna mio padre era a vedere la partita, gli ho fatto un gesto, lui ha capito bene che cosa aveva, è andato a prendere, a comprarmele, e a metà partita sono riuscito a cambiarmele, ma ho giocato metà partita con una scarpa praticamente che non andava, facevo fatica, proprio si era aperta totalmente, e questa è una cosa particolare. Se no sono stato sempre fortunato. Clamoroso. Vado io. No, perché l'altra domanda era qual è la caratteristica che non può mai mancare nella tua scarpa da basket ideale? Ma allora, più che il comfort, che non è una cosa per me così importante, è sulla leggerezza. Già non salto, già ho questo che mi prendo in giro tutti. Particolare. Ok. Questo, cioè, già c'è la cosa schiacci, non schiacci, quindi più sono leggere e reattive, meglio è, che almeno mi danno una mano, almeno mentalmente mi sembra di saltare di più. Molto bene. Comunque scarpe basse. Sì, basse comunque, sì. Beh, scarpe da playmaker, dai. No, per i cambi di direzione, la leggerezza è fondamentale. Sì. Bene. Quanti chili pesi? Scusa, non una domanda brutale. Ma questo è 78. 78. Per? Sei alto? 1,88. 1,88. È alto comunque. 88, no, perché scrivo 1,87, ci tengo, già sono pochi, almeno quel centimetro. No, siamo alti uguale, e pesi circa 50 kg meno di me, io sono anche dimagrito nel frattempo, però voglio dire, del resto tu giochi. Allora, hai preso. Ma volevo... Allora, vediamo il tuo quintetto. Vediamo il suo prima, dai. Fantabasket, angolo Fantabasket, purtroppo lo dobbiamo fare. Ma come purtroppo? È bellissimo. Allora, il tuo quintetto, vai. Alessandro. Allora... Ma giochi intanto al Fantabasket? Giochi o è solo una... No, allora, devo dire la verità. Sto facendo più fantacalcio ultimamente.
quindi sono preso dal fantacalcio, però in realtà no, adesso lo sto facendo, però io ho Non fatto c'è il qualche mio voto che ho fantacalcio. messo che ti dà fastidio, no? Non c'hai un po' di proteste da fare? Piano che sono in lista, che quest'anno è importante, il budget l'abbiamo alzato, quindi ci tengo. Comunque no, io ti ho fatto una fanta in base a Sì. quello che avrei voluto fare, ecco. Allora, aspetta che me l'ero anche segnato. Sì, se vuoi ce l'ho qua io perché me l'hanno dato, se... Manion, ce l'ho. Magnon, cioè, cosa, non potevo non metterlo, Ah, è arrivato quante e ha soddisfazioni ci ha cambiato tutto. dato contro Cremona? Ha fatto un bel 42, 42 qualcosa, Una clamoroso. cosa pazzesca, sì. Peccato Poi ho non messo averlo messo Belinelli, capitano. sicuramente. Belinelli l'hai messo, sì. Poi Poi ho hai messo uno della mia messo squadra, Olise, Olisevicius. Che era giusto, che è veramente un giocatore che sta facendo la Uno doveva esserci, differenza. dai. E poi Mirotic, che è tornato e quindi secondo me adesso dovrà far vedere. Poi Bilan, che sua maestà. Da 17,7 di quotazione, io cercavo di prendere l'altro giorno, ma era incomprabile, incomprabile. Immagino. Lo so. Però non so se con questa squadra ci stai coi crediti. Ma secondo me no, No, Coach Magro, fra infatti che era l'altro. un problema di Coach crediti. Magro, infatti. Se la fai per la panchina poi non c'è più niente, perché hai bruciato tutto col quintetto, Leggiamo il secondo tuo, me. leggiamo il tuo Col quintetto. Io ho fatto, io ho Golden, Toté, Hervey, Logan e Pullen. Ok, e hai Vabbè. fatto? E ho fatto 69. Io in Ma questo merito mio perché ho momento. difeso bene su Logan, Sì, certo. vedi. Io ho Colpa Allan, tua. Mannion, Kriston che ho preso. Ho fatto un Ah. meno 9 di bonus questa giornata, però Ma mezza hai platea. Ho 3-1-1, hai giù tre guardie. 3-1-1, certo. Ah, ragazzi. Ho capito, ma in teoria sai, i lunghi prendono i rimbalzi, hanno più possibilità di far Ma statistica. tutto Io non bisogna posso fare. parlare di Ma fantacalcio. no, Kriston è un giocatore che certo. fa tutto in campo, dai, ha Vero, fatto una gran giocata, e avete anzi, ragione. non è stata neanche la sua migliore prestazione. Anche, ha fatto bene, in crescita nella seconda parte di partita incredibile, quella fra Brescia e Pistoia, divertentissima pure quella. Polycap e poi Zubcic che ha fatto, Policap. esatto, e che ho preso adesso, e Zubcic che ha fatto un po' meno bene del solito, però insomma, vabbè, Ottima comunque ha fatto squadra, ottima squadra. 143. Quindi Ale, la palla non passarla mai a Polycap E perché se fa poi punti poi adesso ho lui capito bene. non dargliela. Devo dirti Ci una mettiamo cosa che d'accordo poi a adesso parte. Sì, che ho esatto. preso fra quelli che potevo prendere, ho preso Boniciolli prima di questa partita, quindi Ahia. avevo grande fiducia. Scusami, no, però era fra quelli, Grazie, no, amico mio, ma fra quelli che potevo prendere, ho cercato di fare una scelta. Erano pochissimi perché mi rimangono, non c'ho crediti. Vabbè, comunque, insomma. Va bene, dai, ci siamo. Allora, aspetta, però, Virtus lunedì, insomma, l'anno scorso sappiamo com'è andata. Ma domenica o lunedì? No, lunedì sera Lunedì, Virtus, lunedì. posticipata per l'Eurolega. L'anno scorso sappiamo com'è andata, avete possibilità di fare il bis, dai, ci proverete. Beh, sicuramente, insomma, diciamo che ecco, deve essere di buon auspicio. Chiaramente è una partita difficile, lo sappiamo, però, insomma, come abbiamo detto prima, ogni partita a sé abbiamo dimostrato che comunque ce la siamo sempre giocata praticamente con tutti, e quindi bisogna avere la fiducia di poter fare un'impresa che potrebbe, no, darsi qualcosa in più in questa parte di stagione che inizia a essere la parte più importante. Dobbiamo trovare le energie ovunque, insomma. L'anno Bene, scorso 89-88, 30 aprile, ho pescato la data precisa. Va bene, amico mio, un grande abbraccio, mi grazie raccomando, mi Alessandro, bocca al piacere. lupo. Crepi, Quando e vuoi. grazie mille, in bocca al lupo a voi. Grazie. Siamo tutti qui, siamo Grazie tutti qui. mille. Salutiamo Alessandro e vediamo la clip Eurolega che ci introduce all'angolo dedicato al basket europeo. Settimana incredibile. Grande settimana, vediamo. Incredibile. Per l'Olimpia Milano è arrivato il momento di una tappa cruciale nella rincorsa a un posto tra le prime 10. Melli blocca alto per Hall che lo serve sul roll e Melli vola inchiodare più 5 Milano, time out Alex Mumbrù. Grandissimo canestro questo di Cassius Robertson. Gelei attacca Devon Hall, prova un tiro complicato in corsa e lo mette. Segno Gelei per il più 6 Valencia. Milano sul più bello si è fermata. Finisce così. Milano subisce la seconda sconfitta consecutiva in Eurolega dopo quella con la Stella Rossa. Perde a Valencia 84 a 72.
Dopo le sconfitte contro Maccabi ed Efes, la Virtus cerca l'infa vitale nel fortino della Fiera per riprendere la marcia. Da tre punti aperto per Isley, a segno, buon attacco della Svel che prova a carburare in questa partita, si porta sul meno 3. Scott a sfondare il canestro con la schiacciata praticamente in campo aperto, e ora sono problemi per la Virtus. Si alza da tre punti Lundberg con la bomba del meno 3. Stoppatona di Polonara. Hackett per incendiare la Segafredo Arena con la tripla. Daniel Hackett, sorpasso Virtus, ma merito da condividere con Polonara. Paiola caccia del pallone e poi il tuffo di Hackett che manda Lundberg a realizzare. Incredibile, incredibile Virtus. Finisce con 10 punti di margine. E allora, 15esima vittoria in Eurolega per la Virtus Segafredo. Allora, Eurolega, Milano-Bologna, settimana Milano importante, bene. Settimana importante quella che sta per arrivare. Torno al punto di partenza, cioè? La mia grande fiducia nei confronti di Milano. Beh, che si sta ritrovando, però è vero che questa è la settimana. Sì. Questa veramente sono due partite per Milano, poi parliamo anche di Bologna, sono due partite di clamorosa importanza, anche molto difficili, insomma, perché Panathinaikos ed Efes, e Milano deve provare a vincerle tutte e due, ma può vincerle tutte. Può vincere. Io ti dico una cosa, non per sminuire quello che ha fatto Milano e quello che potrebbe fare Bologna questa settimana, però il Barcellona, secondo me, non vale la posizione che ha in classifica. Io non lo capisco. Perché è una squadra. Sono due squadre che non capisco in maniera diversa, profano assolutamente, dell'Eurolega, che non riesco a leggere, sono Valencia e Barcellona. Barcellona, sì, insomma, Vesely straordinario. Vesely, per carità, Hernan Gomez, reparto lunghi, sì. Però se guardi poi gli esterni, giocano con i tre piccoli, Jokubaitis, la Provittola, non lo so, manca qualcosa, non è la squadra degli anni scorsi. Bravi loro a essere comunque lì in alto in classifica, però è ancora giocabile. Beh, giocabile per cerco te. Almeno gli Elezzi di vederle tutte. È chiaro che il fatto che sia in questo momento 0-3 con le italiane un pochino segnale, pensa pure, sì. No? Nel giudizio, sì, sì. Nel senso, non l'abbiamo vista sempre male. E aveva fatto una grande partenza di stagione il Barcellona, sì, sì. Poi ha avuto un momento molto difficile, fra l'altro anche in campionato. E adesso poi c'è la sfida contro Bologna che ci dirà parecchie cose. Tra l'altro Milano ha fatto un grandissimo primo tempo con il Barcellona, forse uno dei migliori della stagione. Secondo quarto pazzesco. Poi nel terzo e nel quarto è venuto un po' quel braccino, no? Quella paura di vincere, di chiuderla, che ha portato Milano a giocarsi poi il finale punto a punto. Questa volta ha vinto. Io credo che Milano debba... Però oltre... anche in quello, secondo me, con tutto che poi Barcellona ha sfiorato l'impresa, però falli tecnici, ingenuità, guarda che insomma... Condivido quello che dicevi prima, cioè non mi sembra una squadra in questo momento ancora matura, ecco. E Milano deve, secondo me, oltre a inserire i pezzi che ritornano, quindi Mirotić, il nuovo arrivato Magruder, anche un pochino trovare quella continuità che sta mancando ancora, quella capacità di restare con la testa nella partita quando sei avanti, quando sei sotto, quando stanno recuperando, essere un po' più costante, perché quello Valencia è solo una partita fa, sì. Valencia è stata veramente un suicidio sportivo per come si era messa la partita, quindi non può sbagliare. In trasferta credo sia 2-8, non vorrei dire più o meno, sono numeri precisi, ma sicuramente siamo, il bilancio fuori casa non è positivo, quindi insomma deve un po' invertire la tendenza, però se c'è un momento della stagione di Milano in cui secondo me yes we can dire, insomma è questo, perché due imprese si possono fare. L'Efes poi è una squadra, non lo so, veniva da un momento molto molto positivo, da vittorie in casa pesanti come quella anche contro la Virtus, molto nette, poi perde in casa contro il Monaco, mi sembra sempre il bicchiere molto vuoto rispetto soprattutto a quelle che erano i pronostici della vigilia. Fra l'altro, adesso che ci avviciniamo, noi abbiamo fatto un giochino in chat, è vero, tutta la redazione, mesi fa. Come stai andando? Con le sei squadre, pronosticare le sei squadre. Allora, sai che non ricordo. Non ti ricordi. Se lo dice perché tu sei.
Vabbè, no, io insomma, benino. Vediamo più, manca ancora un po'. Verso la fine lo tiriamo fuori, vediamo. Senti, la Virtus Fenerbahce, partita comunque con aspetti positivi, al di là del risultato. Mancava Belinelli, mancava Schengelia, è chiaro che... Ma la cosa che personalmente mi dava più fastidio sono stati i tiri liberi sbagliati nell'ultimo quarto, e che hanno comunque poi portato al ribaltamento del più 8 dell'andata, che comunque insomma è un ulteriore fattore. Per il resto, secondo me, la prestazione non è stata male. C'è stato quel momento, quel più 9 sul 30-21 con quel tiro di Cordinier che entra ed esce. Insomma, c'è stato un momento in cui avevo avuto la sensazione veramente che Bologna fosse quasi in controllo, l'inerzia della partita completamente favorevole. Detto questo, rispetto soprattutto all'Efes, è una partita completamente diversa. C'è una partita nella quale comunque la squadra ha fatto delle cose importanti, e poi è una partita nella quale mancavano Togo Schengeli e Berinelli, che aveva appena avuto la bimba. Quindi, insomma, francamente è una sconfitta, ma sono molto curioso. Dai, questa è una settimana fra Barcellona e Partizan che ci dirà molto della Virtus. La sensazione che la squadra non stia sui livelli di un mese e mezzo fa mi sembra molto netta, però ha fatto delle cose comunque importanti. Anche la vittoria contro Napoli in campionato comunque non è una vittoria scontata, in casa è sempre venuta fuori dalle situazioni molto difficili, quindi adesso servirebbe un sicuramente vincerne almeno una in questa settimana. Fra l'altro, domenica, dopo la partita con Napoli, c'è il sold out da giorni, per la partita contro il Partizan. E Banchi si è lamentato ancora, in parte giustamente, del calendario, dice troppo fitto, così non si fa il bene del basket, perché poi i giocatori rischiano di infortunarsi. In effetti gli infortuni ne stiamo vedendo tanti, però insomma... Sì, questo è... Banchi è anche, insomma, giustamente... L'allenatore che ha portato avanti ce l'ha raccontato anche, una filosofia molto precisa, certo. Cioè di non fare troppi calcoli, no? Nei momenti in cui... Alla classica domanda, ma non sta correndo troppo la Virtus di inizio stagione con tanti giocatori anche insomma un po' in avanti con l'età, lui ha sempre detto che i calcoli non andavano fatti. Io incamero vittorie, incamero punti, poi al massimo guadagno credito che posso giocarmi dopo. Sì, e poi comunque non va dimenticato che tutta la gestione della stagione è stata anche qui esattamente come per Milano, con tanti infortuni, certo. Perché Dobrić è fuori da tempo, Miki è stato fuori nella prima parte della stagione, adesso c'è fuori Schengelia, vediamo insomma ovviamente se torna per queste due partite, lo si sta gestendo. Insomma. Poi guarda, una vittoria a ottobre vale una vittoria a febbraio o marzo, però quando arriva i playoff lì le vittorie valgono un po' di più, quindi lì devi arrivarci al top. Sì, se le vinci infatti prima o le vinci dopo cambia relativamente. Allora, la classifica della Virtus è una classifica che le può consentire di gestire, certo. No? Perché servono 5 vittorie per... Però, insomma, dai, questa settimana secondo me ci dirà moltissimo. Allora, vediamo le partite, perché sono tante. Abbiamo la grafica. Si comincia questa sera con l'Eurocup. C'è Venezia, già eliminata, purtroppo, gioca con il Prometei. Domani c'è Trento, invece, gara molto importante, perché Trento è ancora in corsa, contro Podgorica alle 20. Sempre domani, primo dei due turni, Panathinaikos Milano 20:15, Barcellona Virtus 20:30, contemporanea, quindi servono due schermi. Già tutto programmato. Venerdì 18:30 Efes Milano, venerdì 20:30 Virtus Partizan. E qui invece la gestione dei due schermi non serve, perché no, vedere finisce una. Ma ricordiamo, sì, perché poi magari non tutti lo sanno, penso di sì, chi è che ascolta e guarda The Song of Game lo sa, che tutte le partite, esattamente come per la Lega Basket di Serie A, tutte le partite dell'Eurolega sono qui, quindi insomma, devo dire, una delle cose più divertenti quando si torna a casa, oppure quando si è vista la partita della Virtus o dell'Olimpia, andare a fare il giro, andare a vedere le altre. Poi rimangono on demand, quindi anche i giorni successivi, sì, si può gustare quando si vuole, avanti 10 secondi, salti tempi morti, una cosa meravigliosa, mamma mia, incredibile. Bene. Ce l'avessi avuto io da ragazzo queste possibilità. Una settimana di quelle di vano, tutte le sere. A questo punto la magata. Ce n'erano tante questa settimana. Questa scelta è stata difficile. Ho scelto una che ho visto dal vivo, perché ero al forum a commentare questa partita. Guarda qua, parte finale secondo quarto, salvataggio di Mirotić dietro la schiena, tocca Heinz, la prende Napier da quasi metà campo, tabella canestro. Tra l'altro, 7 secondi dopo, che ha visto la partita lo sa, Napier ne fa un'altra, ma che annullato non viene convalidata per uno o due decimi di secondo. Era abbastanza caldo nella parte finale del secondo. C'era anche il tiro di Bartley da tre quarti campo, che forse vedremo peraltro nelle top 3, quindi tante belle giocate in un weekend veramente molto spettacolare, fra partite equilibrate e giocate come questa. Bene, ci siamo. Ci siamo.
grande sarà settimana, siamo pronti per viverla. Prontissimi. Pronti. Emozionati. Scarichi. Ci vediamo martedì e vi lasciamo alla top 3 della settimana. Top 3 of the week. Yeah. Adesso yeah. Got a guy with Miss Gandini. Chi vince Spardo. Il Super Bowl? Chi vince il Super Bowl? Super Bowl. Mi fa un pronostico? Sì. Chi vince il Super Bowl? Beh, mi butto. Kansas City. Kansas City. Troppo esperta. Mahomes. 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 Patrick Mahomes. Oh, Patrick Mahomes. Seguite su DAZN anche il Super Bowl. Super Campus. Al Super Bowl. Las Vegas. Va bene. Ciao. Ci vediamo martedì. Saluti. Ciao. DAZN Game. Ciao. 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 Mannion contro Zegarowski, vediamo se la scelta è quella di azzerare la partita, ci prova Mannion da tre, il sorpasso ancora una volta, Niccolò Mannion. Va a inchiodare Cookbeide salendo sul tetto del palaneamessa, mamma mia! Adesso Ford tira in maniera scoordinata, stava rischiando di cadere, nessuno si occupa di Barney che segna! Barney ha segnato da oltre metà campo.